sono degli educatori che ci mettono l'anima, che dicono a questi ragazzi: guarda, io sono pronto a credere nei tuoi talenti, nelle tue capacità, a scommettere sui tuoi desideri. I ragazzi ne hanno di spirito di iniziativa. L'alternanza scuola-lavoro deve servire a questo. E in questi ultimi giorni, questo non lo sa ancora nessuno, mi è venuta un'idea su come noi potremmo iniziare a ragionare per far diventare l'alternanza scuola-lavoro anche un'alternanza lavoro-scuola. Perché l'altro giorno alla Camera si è fatta una bellissima iniziativa su Bruno Trentin. Bruno Trentin è scomparso, tra l'altro, tragicamente 10 anni fa in un incidente cadendo in bicicletta in montagna, era una delle sue grandi passioni. Trentin è stato un grande intellettuale, un grande sindacalista. Una delle battaglie più grandi che fece Trentin fu la battaglia per le 150 ore. Per quella che era allora un'emergenza del paese, cioè il fatto che tante persone che lavoravano non avevano avuto una formazione minima, perché quando erano ragazzi loro non avevano potuto andare a scuola. Oggi noi puntiamo a un livello di formazione molto più alto, ma questo tema delle 150 ore, se lo rileggiamo in una chiave nuova, come il tema di una formazione permanente che permetta alle persone che sono al lavoro di tornare a formarsi, perché qualcuno in questo ricordo di Trentin diceva, nella sua discussione con Confindustria, credo che stiamo parlando di 30 anni fa, ben tanti, Trentin, il presidente di Confindustria, fanno la discussione sulle 150 ore e lui sosteneva, la trattativa sindacale era che le imprese dovessero mettere a disposizione un pezzo di risorse pagate, di ore retribuite, per mandare le persone durante l'orario di lavoro, quindi rinunciare ad averle a lavorare, pagarle lo stesso per mandarle a formarsi. La cosa interessante che diceva Trentin, ma non solo per fare formazione professionale, cioè non solo per imparare quello che ti serve concretamente per quando torni a lavorare, ma per una formazione completa. E questo presidente di Confindustria gli dice: ma lei mi sta dicendo che allora io dovrei pagare un mio lavoratore per andare a imparare il violino? E Trentin dice: ha capito esattamente quello che sta dicendo. E guardate, dico questa cosa del violino perché secondo me è il tema. Cioè il tema è che noi abbiamo bisogno, e anche qui quest'anno cade un altro anniversario che è quello di Don Milani, io vedo molto legato a queste due cose. Noi abbiamo bisogno di una formazione permanente e di una relazione permanente tra il mondo della scuola e il resto della società, di una scuola aperta, che si contamina, che si mischia, per questa ragione, perché è da lì che passa l'idea di uscire da quell'individualismo che ha governato questi 40 anni, di uscire dall'idea che la comunità sia un fatto degli altri, che i problemi siano un fatto degli altri, no? Il tema di Don Milani era questo: il problema dell'altro è mio, io mi prendo cura, io me ne occupo. Noi, la vera formazione, quello che davvero insegniamo ai ragazzi è quello, e quello che dobbiamo continuare ad insegnare anche nel corso della vita è quello. Io, quello che mi colpisce nelle crisi industriali è che vanno bene quando c'è la solidarietà tra i lavoratori, e vanno male quando ognuno pensa a se stesso, quando ognuno tenta di farsi la sua piccola trattativa, e allora finisce tutto, perché abbiamo perso questa idea che io non faccio una battaglia solo per me. Allora, secondo me la questione è questa: noi abbiamo messo in campo e continueremo a mettere in campo alcune politiche di questo tipo, stiamo tornando ad investire su quelli che sono gli asset culturali, col cavolo che non c'è differenza tra destra e sinistra a questo punto di vista, col cavolo che non c'è differenza, e però quello che dobbiamo fare molto di più come politici e come partito politico, ma come cittadini tutti, è quello di ricostruire questo tipo di lavoro.